Sono Grazia, faccio parte del rinnovamento nello spirito a partire dal giugno del 2015, quando nella mia vita purtroppo un evento spiacevole ha permesso che ricominciassi a rimettere a posto i pezzi della mia vita. Mio padre muore nell'arco di 21 giorni, io non riesco a chiedergli perdono e a dirgli ti voglio bene. Per cui ad un certo punto, in una tranquilla mattina in cui svolgevo le mie normali attività, il mio corpo lancia un SOS, che mostra un malessere interiore. Un malessere interiore che ormai dovevo cominciare a guarire, in modo tale da poter davvero rimettere a posto la mia vita. Arrivo al rinnovamento nello spirito grazie all'invito di un'amica, una collega, ora sorella in Cristo, a partecipare ad un incontro che si teneva quel pomeriggio a Bologna sulla famiglia. Sembrava ovviamente c'entrasse poco con la mia vita, ma in realtà non era un caso, non era una coincidenza, ma era il disegno di Dio sulla mia vita, perché era proprio da lì che lui voleva ricominciare a ricostruire e a guarire tutte le mie ferite. Comincio a frequentare il movimento, da allora continuo a camminare con la mia comunità. Certo, è fatica, ci sono le prove, ma con la certezza di non essere ormai più sola, di avere Gesù accanto a me, di avere i miei fratelli e le mie sorelle che mi sostengono, mi consolano. E nel loro abbraccio trovo ovviamente conforto, come lo stesso abbraccio ricevuto dal figliol prodigo nella famosa parabola. E devo riconoscere che quell'amore, quella misericordia che il padre ha avuto per suo figlio ha fatto sì che a macchia d'olio si estendesse anche nella mia famiglia, dove se prima c'erano momenti di difficoltà, momenti di rabbia, momenti di poco amore, li definirei. Adesso si respira, grazie anche all'arrivo di mia nipote, una certa serenità. Quindi devo riconoscere che essermi avvicinata al rinnovamento dello spirito ha praticamente rinnovato la mia vita, mettendo a posto il passato, facendomene prendere effettivamente coscienza, e devo dire che i benefici si sono ripercossi anche sulla mia famiglia. Per cui ringrazio davvero il Signore per avermi chiamata, forse non a caso, in questo movimento definito proprio rinnovamento, perché evidentemente la mia vita aveva bisogno di essere rinnovata.